non sapeva di essere una compagna della stirpe. Non poteva sapere che un giorno un membro della razza di Lucan l'avrebbe presa come sua amata eterna e le avrebbe mostrato un mondo diverso da qualunque cosa lei avesse mai sognato. I suoi occhi si sarebbero spalancati a un piacere che esisteva solo fra coppie legate dal vincolo di sangue. Lucan si ritrovò ad odiare quel maschio senza nome che avrebbe avuto l'onore di amarla. Ciao, io sono Anna, bentornati su Sunshine Beauty. Oggi la prima book review del mio canale e vi parlerò del primo libro di una saga scritta dalla bravissima e talentuosa Lara Adrien, che è La stirpe di mezzanotte. Questo è un libro che racchiude i primi tre e io vi parlerò del primo libro, ovvero Il bacio di mezzanotte. Questa è una saga di genere fantasy e erotico, perché come per i libri di 50 sfumature, questi libri sono, quando si tratta di sesso, molto molto espliciti e senza fronzoli. Quindi lo descrivono nei minimi dettagli, in maniera a volte molto cruda. Si tratta di una saga appunto che parla di vampiri, di un gruppo di vampiri guerrieri, la particolarità di questi libri è che ogni libro parla di un vampiro e della sua compagna della stirpe. Questo primo libro parla di Lucan. Lucan è un vampiro molto vecchio, un vampiro Gen 1, cioè di prima generazione. Che cosa vuol dire? Praticamente 900 anni prima sono sbarcati sulla Terra dei vampiri alieni. Questi vampiri alieni, oltre a seminare terrore e panico fra gli umani, hanno anche inseminato, quindi si sono accoppiati con delle particolari umane che sono in grado di portare in grembo i figli dei vampiri. Queste particolari umane vengono chiamate compagne della stirpe, sono delle donne, sono delle umane, però sono qualcosa in più rispetto alle umane. Infatti le compagne della stirpe, ogni compagna della stirpe ha un potere che tramanda al figlio. E praticamente sono caratterizzate da un odore particolare, differente da quello delle umane normali, e sono caratterizzate anche da una voglia che hanno sul corpo. Ogni compagna della stirpe ce l'ha su un punto diverso, che rappresenta una falce di luna con una goccia di sangue al suo interno. Quindi quando un vampiro vede questa voglia, che appunto è rara sulle umane, venera la compagna della stirpe, perché appunto è l'unica donna che è in grado di portare avanti la generazione vampirica e quindi di non farla estinguere. Perciò Lucan è un vampiro di prima generazione, perché è un vampiro ibrido per metà umano e per metà vampiro, però il suo lato vampirico è praticamente ha i geni del primo vampiro puro sangue, quindi è un genuno. Ed essendo un vampiro molto vecchio, è anche molto raro, perché molti nel corso degli anni sono morti lottando. Ok, questo vampiro, Lucan, è il vampiro che ha fondato l'ordine di vampiri guerrieri, che sono votati a combattere i vampiri ribelli. Chi sono i vampiri ribelli? I vampiri ribelli sono dei particolari vampiri che hanno ceduto alla brama di sangue, ovvero sono diventati come dei drogati, come se dei selvaggi, non sono più capaci di intendere e di volere e vogliono soltanto nutrirsi degli esseri umani. Questo che cosa implica? Implica appunto che i vampiri in questo modo possono essere scoperti, cioè questi vampiri che ormai non ragionano più rischiano di portare allo scoperto la razza vampirica fra gli umani, e questa è una cosa che i vampiri ancora sani di mente non vogliono, e perciò l'ordine è votato a distruggere questi vampiri ribelli. Allora, i libri si concentrano, diciamo, principalmente sulla lotta, su questa lotta, e poi ovviamente sull'amore tra ogni membro dell'ordine e la sua rispettiva compagna della stirpe.
Quindi, come vi ho detto prima, il primo libro parla di Lucan, il capo dell'ordine, e di una compagna della stirpe di nome Gabriel. Gabriel, allora, il potere di Lucan, perché ogni vampiro appunto prende un potere dalla madre, il potere di Lucan è quello di la telepatia. Lui riesce a fare in modo che gli altri facciano quello che lui dice. Mentre il potere di Gabriel è un potere che le consente di capire quando una persona è un vampiro, cioè lei non sa bene che cos'è questo potere, perché ogni compagna della stirpe non è a conoscenza di ciò che è, però lei si sente attratta sempre dai posti in cui ci sono i vampiri, senza saperlo lei si sente sempre attratta da quei posti e spesso ha fotografato appunto i posti, perché è una fotografa, e ha fotografato i posti spesso che comunque sono in realtà delle tane dei vampiri. E questo aiuterà anche i guerrieri dell'ordine a, come dire, a trovare appunto i covi dei vampiri ribelli. Comunque è un potere che gli aiuterà molto questo. Lucan è un vampiro un po' cupo, un po', diciamo, restio anche ad avere un rapporto di coppia. Quando incontra Gabriel e si trova a provare dei sentimenti mai provati, lui cerca di reprimere questi sentimenti, anche perché trova che questi sentimenti siano soltanto una distrazione da quella che è la sua missione, la missione a cui lui si è votato. E vede questi sentimenti anche come una debolezza, e quindi lui cerca di sopprimerli, a maggior ragione quando scopre che lei è una compagna della stirpe, perché naturalmente accoppiarsi con una compagna della stirpe non è la stessa cosa che fare sesso con un essere umano qualunque. Quando tu ti accoppi con la compagna, crei un vincolo, soprattutto se c'è uno scambio di sangue, un vincolo che poi sarà che poi soltanto la morte riuscirà a spezzare, quindi comunque è qualcosa di importante. Perciò a maggior ragione quando Lucan vede la voglia di Gabriel, lui cerca di sopprimere a più non posso questi sentimenti, però i sentimenti che prova per lei sono troppo troppo forti, e quindi lui pensa che facendo l'amore con lei una volta se lo toglierà dalla testa. Invece così non è, perché il fare l'amore con Gabriel peggiora soltanto le cose, e lui si attacca ancora di più, e lei idem naturalmente. Quindi da quel momento comincia tutto quanto. Ora io ovviamente non vi voglio dare altri spoiler, quindi vi posso solo dire che questo primo libro è molto molto bello, ma veramente tutti i libri di questa saga sono molto belli, ce ne sono alcuni magari che mi sono piaciuti un po' meno, però questo primo libro è davvero molto molto bello. Io vi consiglio veramente di leggere questa saga, ve la consiglio caldamente, perché è una saga scritta molto bene, che scorre molto molto bene, una pagina tira l'altra, soprattutto di alcuni di questi libri, perché sono, se non sbaglio, 13 libri, se non sbaglio, quindi arriveranno 13 review, ed è una saga che io sto rileggendo, nonostante io l'abbia già letta, perché comunque è una di quelle saghe che secondo me sono anche da rileggere più e più volte, perché non ti annoiano davvero mai. Ok ragazzi, io spero che questa mia prima review vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella per non perdere i prossimi video che metterò, e seguitemi su tutti i miei social, soprattutto su Instagram, che è il social che uso di più. Ciao ciao e al prossimo video!